Grazie Raffaella, saluto e grazie Daniela. Saluto tra le molte persone collegate, vedo persone da vari comitati, da vari WISP, da varie parti d'Italia, con molti ci conosciamo, quindi ne approfitto per saluto a distanza e con molti non ci conosciamo. È un progetto importante questo del quale io ho parlato velocemente e così attraverso messaggini. Con Barbara Romagnoli, con Piera Mastantuono e con Daniela De Roberte, che ringrazio perché diciamo, abbiamo messo in piedi quest'incontro con voi, un po' così, con pochissimo tempo a disposizione, però ne approfitto per ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di entrare in contatto con queste tre giornaliste. E che adesso vi presenterò e vi dico anche come abbiamo pensato di organizzare questo incontro. Le discriminazioni sono molte in ambito comunicativo, c'è la discriminazione che passa attraverso il linguaggio, la discriminazione che passa attraverso l'atteggiamento, il comportamento, l'esclusione. Tra le tante discriminazioni, io ho pensato così di affrontarne questa sera tre in particolare. La prima è una discriminazione che riguarda il parlare o non parlare di determinate cose, di determinate persone, di determinati argomenti. C'è chi decide di non parlare di invisibili e per questo ho chiesto a Daniela De Robert, giornalista del TG2 e del Collegio del Garante dei diritti delle persone private e delle libertà personali, con la quale ci conosciamo da tanti anni, di intervenire questa sera proprio su questo tema, l'invisibilità dei detenuti, ma non solo, di tutte le persone che sono private delle loro libertà. E poi un altro tema, un altro filone di discriminazioni è quello che riguarda il fatto di parlare, di accendere i riflettori su, per quanto riguarda le differenze di genere, in particolare le donne, ma a parlarne male, cosa che avviene molto spesso in ambito sportivo. Il mondo sportivo è un mondo maschilista per definizione, ma anche il mondo del giornalismo sportivo lo è. E quindi alcune cose hanno alcuni messaggi passano con grande difficoltà e con grande lentezza. C'è un'associazione importante in Italia che se ne occupa, che si chiama Giulia, giornaliste. Ringrazio la Presidente, la saluto, Silvia Garambois. Attraverso Silvia ci siamo messi in contatto con Barbara Bonomi Romagnoli, che ascolterete, e proprio su questo crinale, su questo filone, che riguarda anche molte attività della WISP, ultimo il progetto Differenze, che si sta svolgendo in varie città italiane. E il terzo filone di discriminazioni, così che abbiamo preso in considerazione per quanto riguarda questo incontro con UNAR, WISP e Lunaria, è quello che riguarda i pregiudizi, ovvero io decido di parlare di qualcosa perché magari me lo chiede il mio caporedattore o perché me lo chiede l'attualità, però ne parlo. Ma in maniera velata, in maniera latente o in modo da farlo affiorare, da farlo esibire, io ho un pregiudizio che esprimo in tanti modi, col linguaggio, ad esempio, la parola clandestino, no? Tipica. Esistono delle carte deontologiche che ci dicono e ci indicano la strada, ma non sempre vengono seguite, in alcuni casi per mancanza di conoscenza, in altri casi volontariamente. Per questo ringrazio il presidente della Carta di Roma, che è Valerio Cataldi, col quale ho parlato. E Carta di Roma c'è, WISP peraltro da qualche giorno ha aderito ufficialmente a Carta di Roma. E ringrazio Piera Mastantuono per aver accettato l'invito di questa sera. Ognuna di queste tre giornaliste ci dedicherà mezz'ora di tempo. Io quindi direi di cominciare subito. Cominceremo con Piera Mastantuono, Carta di Roma, proseguiremo con Daniela De Roberte, Collegio Garanti dei Detenuti, e completeremo la
l'incontro con Barbara Romagnoli. Sì, grazie Ivano, grazie a tutti e a tutti per l'invito e per l'occasione. Parto immediatamente nella condivisione con il mio quarto d'ora e resto naturalmente a vostra completa disposizione qualora ci fossero dubbi o altre perplessità. Allora, eccomi qua. Ecco. Si vede in maniera chiara? Ok, carta di Roma, immediatamente carta di Roma per chi non la conoscesse. Allora, faccio un passo indietro, sono Piera Mastantuono, giornalista della Carta di Roma, collaboro con loro da molti anni. Una delle cose più interessanti e stimolanti è anche la possibilità di fare rete e l'aver allargato la nostra rete con WISP ne è esattamente una dimostrazione, con l'obiettivo proprio di espandere per creare quella rete che poi è finalizzata a uno scambio e a un dialogo. Che cos'è la Carta di Roma per chi non ci conoscesse? È un protocollo deontologico che riguarda migranti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta. Mi dilungo su tutti quanti i termini perché è importante, appunto, come diceva Ivano, utilizzare le parole corrette per parlare di determinati temi. Noi in particolare siamo focalizzati su media e immigrazione. La Carta di Roma quindi è un codice deontologico che è stato redatto e firmato nel giugno del 2008, si compone di quattro principi ed un glossario. È stato assorbito dal testo unico nell'articolo 7 e il glossario ne è diventato un allegato. Stiamo cercando di farla integrare nella sua interezza perché riteniamo che, come vedrete che vi andrò a esporre, ha delle complessità che non è necessario, o almeno riteniamo non sia necessario semplificare per poter restituire la complessità del nostro lavoro professionale. L'Associazione Carta di Roma è nata qualche anno dopo, promossa dalla medesima compagine, quindi dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti e da questa rete di 14 associazioni della società civile, tra le quali anche l'Onaria che nominava appunto prima Ivano, e abbiamo all'interno degli invitati permanenti, quali UNHCR, UNAR ed OIM, quindi diciamo una rete abbastanza composita per cercare un confronto costante sui temi dell'immigrazione, della migrazione. Le indicazioni della Carta di Roma sono in realtà delle indicazioni basate sul buon senso, sul senso comune, per cercare di realizzare quello che il nostro ex presidente dell'associazione definiva un giornalismo buono e non cioè un buon giornalismo, cioè un giornalismo fatto in una maniera corretta, fatto bene. Sono quattro, sono semplici: la terminologia, la correttezza, la completezza, la tutela dell'identità e le fonti. Andando nel merito e cercando appunto, ripeto, di restare nei tempi, ma se c'è bisogno sono a disposizione. Il primo principio è questo: è la terminologia chiaro, immediato, cioè usare dei termini giuridicamente appropriati per restituire al lettore la massima aderenza ai fatti. Quello che leggete sotto è una terminologia giuridicamente inappropriata, la famosa parola clandestino, famosa perché poi è spesso agli onori della cronaca. Il primo titolo che vedete: i clandestini ora passano pure per le Alpi. Il termine è giuridicamente inappropriato perché non è presente all'interno di nessun testo che riguardi l'immigrazione, quindi utilizzarlo non restituisce al lettore un'aderenza ed è nel tempo si è visto che poi il termine clandestino era anche un termine in qualche modo denigrante, quindi utilizzarlo dava una precisa accezione, non era come dire, senza colpe, chiamiamolo così. Ed infatti il Tribunale di Milano aveva poi nel tempo, dopo questa sentenza che leggete, ha riconosciuto il carattere discriminatorio dei clandestini in riferimento ai richiedenti asilo. Quindi utilizzare altri termini si possono utilizzare, sarebbe preferibile per spostare a quel punto l'attenzione su qualcosa di più interessante, sulla notizia. Siamo giornalisti come categoria e quindi sarebbe adatto e opportuno che utilizzassimo i termini nella maniera corretta. Questi sono altri esempi di titoli, ve li riporto un po' a spot anche. Scusate, il mouse era impazzito, per darvi un po' percezione di quello che è il panorama con il quale poi ci troviamo a volte a confrontarci. Il primo titolo in particolare, Gli animali ammazzati a Milano, Spidiamo i clandestini, uccidiamo i cinghiali, era
parliamo di discriminazioni in questo incontro confronto di oggi e ospitiamo i clandestini e uccidiamo i cinghiali, va esattamente ovviamente nella direzione opposta, cioè la deumanizzazione completa, quindi un'associazione tra l'animale e l'essere umano, come a dire ospitiamo persino i clandestini eppure uccidiamo gli italici cinghiali a questo punto, perché il principio tende tristemente poi a diventare questo, quindi clandestino anche un po' per quasi togliere la dignità anche un po' all'individuo, quindi l'utilizzo di questa parola poi tende a rafforzare questo tipo di concetto. La correttezza e la completezza è il secondo principio. Ovvero fa riferimento al principio di evitare la diffusione di informazioni imprecise, anche perché, e questo penso sia interessante per la categoria, ma in generale per chi si occupa di comunicazione, che è un po' quello che vogliamo fare insieme oggi, per evitare che si perda la credibilità. Perché poi se si diffondono informazioni false, le cosiddette fake news, eccetera, anche la credibilità, io parlo per la mia categoria, la credibilità dei giornalisti, la nostra attendibilità è messa costantemente in dubbio. Vabbè, ma non è vero, l'hai letto sui giornali, io ho letto su quest'altra fonte, tra tante virgolette, che non è così. Quindi è importante anche consolidare. Il giornalista si attiene a quella che deontologicamente a quello che deontologicamente è il rispetto di una verità sostanziale, ovvero raccontare i fatti quanto più possibile vicini alla verità essi siano stati. Quindi non mistificare, non completamente travisare la realtà, altrimenti abbiamo questo tipo di realtà. Abbiamo l'allarmismo. Questi sono alcuni esempi, sempre titoloni. Il concetto di invasione viene estremamente utilizzato ultimamente, poi abbiamo tanto il concetto di malattia. Invasione e malattia sono le due grandi paure alle quali si fa riferimento quando si parla di stranieri, di cittadini stranieri o di migranti all'interno delle testate giornalistiche. Quindi parlare di un'invasione, arrivano, ci invadono, ci mette immediatamente in una dinamica di chiusura, ci dobbiamo quasi difendere perché ci stanno invadendo e ci stanno togliendo qualcosa che ci appartiene. Sempre appunto sul filone di allarmismo, vi avevo anticipato l'aspetto della salute, ancor più adesso durante una pandemia che ormai dura da marzo 2020 a febbraio 2020, l'elemento della salute tende a ritornare. Infatti abbiamo potuto constatare poi negli anni appena trascorsi che adesso i migranti, gli stranieri sono visti come gli untori che hanno portato il Covid. Quindi c'è tutto quanto questo filone sempre di utilizzo dell'altro. L'altro da me e quindi l'altro che in qualche modo mi deve far paura. Come giornalisti abbiamo ovviamente la grande responsabilità di veicolare questo tipo di informazioni. Più le veicoliamo, più contribuiamo a creare una paura. La paura ovviamente determina sempre la necessità di trovare un capro espiatorio che si va ad individuare facilmente tra poi soggetti che hanno meno voce, proprio perché appunto stiamo parlando di linguaggio. Una delle cose che vanno in completo contrasto con la correttezza e la completezza è l'etnicizzazione. Vale a dire, l'etnicizzazione sarebbe non indicare l'etnia o il gruppo etnico-religioso di appartenenza a meno che non sia estremamente necessario. Nel titolo che vi ho riportato non è evidentemente necessario, si tratta di tre titoli, un titolo abbastanza datato, ma è per dare la dimensione. La notizia è la medesima, ovvero un omicidio-suicidio a Roma. Fine, questo è quanto è successo. Però ovviamente il tenore è diverso, andiamo da orrore a Roma, sgozza due figli e si impicca, fino a marocchina, stermina la famiglia nella casa occupata. L'elemento dell'etnia non era rilevante ai fini della notizia, la notizia rimaneva purtroppo tragica comunque, l'aggiunta dell'elemento etnico è un po' una strizzata d'occhio, è in qualche modo fuorviante e soprattutto depista completamente l'attenzione del lettore perché va a farlo focalizzare, del lettore e della lettrice, la focalizza su un altro tipo di notizia. Poi qui c'è l'elemento della casa occupata che mette tutto quanto in una cornice come se fosse un peggiorativo in qualche misura. Questi sono degli strumenti che cerchiamo di portare avanti con Carta di Roma, ovvero degli esempi di contronarrazione. Il terzo titolo, 8 profughi su 10 arrivano fuori di testa in Italia e peggiorano, non è evidentemente uno strumento di contronarrazione, ma è il punto di partenza che abbiamo utilizzato per una controinformazione sul sito di Carta di Roma, perché siamo andati a parlare con dei medici che ci hanno spiegato ovviamente la palese falsità di un titolo del genere, quindi cerchiamo di fare la cosiddetta contronarrazione, quindi dei titoli che leggete, vite sospese,
paese ai confini tra Grecia e Turchia è stato scritto da un giornalista rifugiato afghano che ci ha raccontato il suo percorso, ma ci ha raccontato anche come poi si è trovato a lavorare come giornalista in Italia, quindi anche una storia di professionalizzazione con l'obiettivo di scardinare un po' la storia solo diciamo che parli alla pancia in qualche misura e faccia tra tante virgolette pietà, ma cercare di raccontare l'individuo, cercare di raccontare la persona, poi se la persona ha necessità, desiderio di condividere anche una parte della sua storia, assolutamente, ma non è l'elemento che noi andiamo a indagare per trovare, come devo dire, un po' la parte pruriginosa, che è quella che non ci interessa assolutamente indagare. Questi sono altri due esempi di contronarrazione, un quiz, quello sulla destra, quanto ne sai dei rifugiati nel mondo, che abbiamo realizzato in collaborazione con UNHCR, perché abbiamo scoperto che questo strumento anche del gioco, del quiz da poter compilare online, ci aiutava a diffondere meglio una conoscenza, perché poi alla fine è anche quello trovare degli espedienti comunicativi per veicolare una corretta informazione senza un po' collocarsi in una torre dorata dove si dà per scontato che tutti quanti sappiano. Alla fine il nostro ruolo di comunicatori e informatori è anche condividerlo. Sulla sinistra invece è il caso Josefa, una migrante, una donna migrante che venne salvata, e il dibattito su questa donna migrante venne completamente focalizzato sul fatto che lei indossasse lo smalto per le unghie, al punto che la giornalista che aveva scritto quell'articolo, che è Annalisa Camilli, ha dovuto pubblicare le foto del salvataggio per dire che no, non era vero, ma che era stato un espediente delle volontarie sulla nave per cercare di distogliere l'attenzione dalla donna sull'atrocità che aveva appena vissuto. Però è stato necessario quello, quindi anche l'importanza del linguaggio e come venga poi catalizzata e creata in qualche misura la notizia. Questi sono altri contenuti d'odio con i quali ci siamo confrontati e rispetto ai quali abbiamo presentato degli esposti disciplinari, che è uno dei nostri strumenti. Possiamo presentare degli esposti disciplinari all'ordine dei giornalisti con le varie sedi regionali, nelle varie sedi regionali, quando troviamo e leggiamo dei titoli come questi. In particolare sono tutti estremamente gravi, naturalmente. Dall'est importiamo sempre più mignotte, è quello che ci ha lasciato abbastanza allibiti, perché queste mignotte erano delle vittime di tratta. Quindi ecco l'aggravante ulteriore di un linguaggio così sessista, così forte, così assolutamente dir poco inappropriato, è stato utilizzato insomma in questa maniera. Sempre per quanto riguarda, scusatemi, questi contenuti d'odio. Il nostro terzo principio è invece la tutela dell'identità, ovvero tutelare i richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando delle accortezze in merito all'identità e all'immagine. Ne introducevano prima i colleghi il ruolo anche che avete come realtà territoriali anche nei confronti di soggetti migranti, quindi anche a volte tutelarne l'immagine è estremamente importante, informarli in maniera adeguata perché spesso possono non avere la completa consapevolezza di quali possano essere le ripercussioni della pubblicazione della loro immagine, quindi il consenso libero informato come sempre, ma l'obiettivo cardine è quello di evitare di esporli a eventuali ripercussioni o ritorsioni di sorta. Le fonti sono il nostro ultimo principio estremamente importante, ovvero interpellare laddove possibile, lo è quasi sempre, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, e proprio per questo abbiamo aggiornato ulteriormente quest'ultimo principio delle fonti al 2018 nelle nostre linee guida aggiornate che potete trovare sul sito, divise per fonti istituzionali, testate, cartacee, eccetera, eccetera, in modo da poter dare una sorta di cassetta degli attrezzi ai giornalisti e ai comunicatori nel momento in cui stanno scrivendo un articolo, un pezzo, un servizio, quello che si voglia, e cercare di verificare in modo da, ritornando al principio di correttezza e completezza, poter diffondere un'informazione corretta e accurata. Il nostro lavoro, avevo detto all'inizio, si basa sulla formazione, ma si basa anche sull'osservatorio. Ogni anno noi pubblichiamo, ormai da 8 anni, questo è il nono, pubblichiamo un rapporto
in cui, nel quale fotografiamo l'ultimo anno del topic media e immigrazione. Quindi andiamo dalle pagine cartacee alle testate televisive. Questo anno, appunto nel 2020, come leggete, c'è stata una riduzione rispetto agli anni precedenti, con un incremento naturalmente sul tema della salute e la tematizzazione sul tema Covid. Questo vedete anche l'andamento a seconda delle diverse testate e come hanno affrontato il tema stesso. Questi sono stati i focus un po' che sono stati all'ordine del giorno. Naturalmente è entrato anche il Covid, l'agenda sui temi, evidenzia però sempre la centralità dei flussi migratori, quindi sempre un approccio di tipo emergenziale, mentre invece l'approccio sull'accoglienza continua a tentennare, che è invece il percorso di lunga durata. Quindi l'attenzione viene sempre data un po' arrivano, ci invadono, stanno arrivando, sono un numero crescente che arriva dalle nostre parti. Le migrazioni a parole, questo è un po' per dare la dimensione di quelle che sono state i numeri sui titoli. Abbiamo avuto oltre 6.000 titoli da gennaio a ottobre 2020, e il tema dell'immigrazione è entrato fortemente nei primi 10 mesi del 2020, nonostante ci sia stato un ovvio stravolgimento a causa dell'emergenza della pandemia del Covid-19. Questo sempre per quanto riguarda le parole e l'andamento, quindi anche le testate, potete vedere che hanno dato una media sempre abbastanza considerevole, seppur con un ribasso, al tema migranti e migrazioni. Per quanto riguarda le parole, questo è interessante anche affrontando il tema del linguaggio, un filo conduttore negli anni. Abbiamo fatto un focus dal 2013 al 2020, è stato il concetto di crisi. Crisi umanitaria che è diventata inarrestabile, che è diventata politica, come questa crisi in qualche modo infinita, no? Quasi che fosse una sorta di circolo vizioso in qualche misura. Ed è interessante notare come dal 2013, che era un termine, poi un'operazione, Lampedusa, Mare Nostrum, Europa, diventa improvvisamente una personalizzazione dal 2018, e consegue con una personalizzazione nel 2019, 2018 con Salvini, 2019 con Salvini e Carola, inevitabilmente nel 2020 diventa virus con una crisi sanitaria. Per quanto riguarda le parole, anticipava prima Ivano l'appellativo di migrante clandestino, che tende a rimanere nel lessico, ma che comunque ha registrato un calo fino al 2016, e poi c'è stato in qualche modo un rialzo, anche se abbiamo constatato che c'è un utilizzo anche a volte sarcastico, nel senso però di denigratorio, naturalmente sempre del termine, non è mai usato in accezione positiva, anche perché non la possiede. Per quanto riguarda invece le analisi dei telegiornali, parliamo di telegiornali prime time, nei primi 10 mesi abbiamo osservato un calo delle notizie, la metà di quanto registrato nell'anno precedente, come potete constatare. Scusatemi, ogni tanto impazzisce. Il primo tema all'agenda continua ad essere quello dei flussi migratori, con il 33%, quindi ancora continua ad essere comunque un approccio emergenziale, bene o male andando di pari passo con le testate cartacee. È rilevante in questo settore anche l'aspetto della voce, cioè i migranti, rifugiati e richiedenti asilo hanno voce soltanto nel 7% dei servizi sul tema immigrazione, quindi si tende ad ascoltare proprio poco i diretti protagonisti del tema. Questo è necessario un'inversione di tendenza, perché sarebbe necessario che nel momento in cui si è protagonisti è utile andarli ad ascoltare, ma anche in una quotidianità, cioè non soltanto in una cornice emergenziale, ma ad esempio in una qualsiasi partita o in una qualsiasi competizione sportiva, andare ad ascoltare tutte quante le voci presenti, a prescindere dall'appartenenza o dal colore della pelle dello stesso. Faccio un salto sul ruolo dell'Unione Europea e delle piattaforme, perché è interessante e credo possa esserlo anche condividerlo rispetto all'Unione Europea e alle piattaforme. Parlo dei social network, perché siamo stati coinvolti nel monitoraggio del codice di condotta del quale si è dotato l'Unione Europea sul contrasto all'hate speech, e abbiamo constatato
quello che era un tasso di rimozione, cioè abbiamo segnalato una serie di commenti d'odio e abbiamo visto che un'alta percentuale veniva esaminato, ma molto poco tendevano ad essere rimosso. Quindi, diciamo, il contenuto d'odio nel momento in cui permane online sui social network tende ovviamente poi a foraggiarne altro. Quindi questo tipo di osservatorio è estremamente importante per cercare di monitorarne l'andamento. Questo è giusto veramente una suggestione nel racconto dei media. Abbiamo constatato che c'è stata una maggiore tematizzazione nello sport rispetto al tema razzismo, in particolare appunto da settembre-ottobre 2019, che poi si è consolidato nel 2020. E se ne tendiamo a ritrovare alcuni elementi mediatici, a quello che vi dicevo prima, raramente venga data voce al bersaglio, quindi sempre uno scarso ascolto in voce, quindi uno scarso riscontro, e si rimane sempre un po' rimane fuori il contesto nel quale gli episodi poi gravi tendono ad essersi rilevati. Ma è interessante l'ultima parte, come la questione dei cori razzisti, sia stata comunque coperta mediaticamente, la cosa che comunque non era accaduta fino a qualche anno fa, quindi è un passaggio ulteriore. Per chiudere, volevo condividere un ulteriore strumento che abbiamo provato a dare per una ipotetica cassetta degli attrezzi, che è questo manuale Voci senza frontiere, una raccolta per adesso di 30 nomi che vuole crescere, di esperte ed esperti in diversi settori professionali, dalla medicina alla giurisprudenza agli ambiti umanistici. Insomma, veramente diversificati per cercare di poter dare delle fonti. Cioè, ho bisogno di un medico per parlare della X problematica sanitaria. Magari c'è anche un medico diverso dal solito che posso ascoltare per avere un'opinione un po' più eterogenea. Abbiamo provato a fornire questo. Questi sono alcuni video che magari poi condivido in chiusura. Spero di non essere stata, di non aver troppo, essere stata troppo rapida e sono a vostra completa disposizione se aveste dubbi o ulteriori richieste di chiarimento. Grazie. Daniela De Roberte, giornalista del TG2 e del Collegio dei Garanti per i diritti delle persone private delle libertà personali. Tra le molte discriminazioni c'è proprio quella di escludere dai riflettori della comunicazione alcune categorie, tra queste esattamente le persone private della libertà personale e in questo modo anche private del diritto di esistere. Daniela De Roberte. Grazie a tutti, buonasera. Mi ha già presentato. Io sono qui in duplice veste, quindi di giornalista da una parte, anche se ho lasciato il TG2 e attualmente sono a Rai per il sociale, sempre nella Rai, una direzione che si occupa proprio di promuovere le tematiche sociali all'interno della Rai e di promuovere le iniziative Rai nel settore. E dall'altra sono componente di questa ultima nuova, la più giovane autorità di garanzia di cui il nostro paese si è dotato, che è il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, una delle pochissime, perché l'Italia non ha un'autorità di garanzia in materia di diritti umani, ha però il garante per l'ambito della privazione della libertà e ha il garante per l'infanzia e per l'adolescenza, che si occupa appunto di questa fascia di età. Sono gli unici due organismi di tutela dei diritti di cui il nostro paese si è dotato. Due parole per dire cos'è il Garante Nazionale. L'ho detto, è l'ultima autorità di garanzia, è stata istituita nel 2013. È divenuta operativa nel 2016, è un organismo indipendente, non dipende né da ministeri, né da governi, né da parlamenti. Abbiamo superato tutte le elezioni rimanendo in carica come collegio. Il collegio è nominato, è un organismo collegiale a tre, con un presidente e due componenti, nominati dal Presidente della Repubblica, sentito il parere di Camera e Senato. Il primo collegio è composto da Mauro Palma, presidente, Emilia Rossi e me, e abbiamo messo in piedi questo organismo, che è un organismo preventivo, che ha come mandato quello di occuparsi dei diritti, dei luoghi di privazione della libertà attraverso visite, andando direttamente nei luoghi a vedere cosa succede, quali sono le condizioni di vita, quali sono le situazioni. Questo vuol dire che ha un potere di accesso molto forte, perché
perché possiamo entrare in tutti i luoghi di privazione della libertà, siano essi luoghi riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa, siano essi luoghi di fatto di privazione della libertà. Quindi abbiamo potere di accesso ovunque, entriamo in qualsiasi ora e diciamo adesso ci fate entrare e non ci possono fermare. Naturalmente all'inizio è stato un po' complicato, ormai entriamo abbastanza tranquillamente in tutti i luoghi. Abbiamo accesso a colloqui riservati con le persone, la riservatezza è importante perché fare colloqui non ascoltati e talvolta senza far sapere con chi parliamo è importante per evitare il rischio di ritorsione, per essere sicure che le persone si sentano libere di dirci ciò che ritengono di doverci dire sulle condizioni in cui si trovano a vivere. Abbiamo accesso a tutta la documentazione, comprese le cartelle cliniche col parere favorevole dell'interessato, comprese le telecamere di videosorveglianza, per capirci. Quindi un potere forte che esercitiamo in maniera ampia. Solo nell'ultimo anno abbiamo fatto 93 visite in 93 luoghi diversi. L'ambito è la privazione della libertà, lo diceva prima Ivano. Non il mondo carcerario, ma la privazione della libertà che è più ampia, che naturalmente include il mondo penitenziario, quindi carceri per adulti e per minori, ma anche le comunità dove le persone sono private della libertà per eseguire una condanna o anche in custodia cautelare, le residenze per l'esecuzione e le misure di sicurezza di tipo psichiatrico, le cosiddette REMS. Sono anche i luoghi, l'area migranti, noi lo chiamiamo, laddove le persone sono private della libertà, in primo luogo i centri permanenza per il rimpatrio, i CPR, gli ex CIE, dove le persone sono trattenute in maniera amministrativa, non è una sentenza penale, ma un trattenimento amministrativo in vista di un rimpatrio. Sono i rimpatri forzati che noi monitoriamo. Salendo sugli aerei molto spesso e facendo il viaggio con le persone fino a destinazione, poi loro scendono e noi ritorniamo. Sono gli hotspot, che sono luoghi di privazione della libertà di fatto, perché lì non è un luogo della privazione della libertà, dovrebbe essere un luogo di transito, di identificazione e poi di smistamento delle persone. In realtà sono luoghi di privazione della libertà, sono diventati luoghi di privazione le navi in quarantena che abbiamo visitato, anche quelle, questo per l'ambito migranti. L'altra area è quella delle forze di polizia, le camere di sicurezza. L'ultima area è quella della salute, i trattamenti sanitari obbligatori sono privazione della libertà. Le RSA e le RSD per i disabili possono diventarlo, il Covid ha messo in evidenza come lo siano stati per tutto il periodo del lockdown, nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire. Anche qui noi entriamo e vediamo le condizioni di autodeterminazione delle persone. Quindi come capite sono tutti luoghi altamente opachi che noi vediamo, quelli più aperti in teoria, in generale, sono le residenze sanitarie assistenziali per disabili, non lo sono state nell'ultimo periodo, tutti gli altri luoghi sono luoghi a cui è difficile accedere normalmente, in alcuni casi la stampa, ma anche l'associazionismo accede, penso alle carceri, più facilmente che in altri. La WISP è molto presente negli istituti penitenziari, fa molte attività all'interno e anche all'esterno con le persone detenute. Nei CPR, per esempio, si entra molto meno. Negli SPDC, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, non si entra se non si è familiari, nelle camere di sicurezza non si entra. Quindi luoghi opachi. Io mi scuso perché non sarò brava come è stata Piera della Carta di Roma e come sarà sicuramente la collega Di Giulia. Noi non abbiamo un osservatorio sull'informazione, però il tema della discriminazione per noi è molto presente, tanto che a gennaio firmeremo, l'accordo già c'è stato, dobbiamo solo trovare una data buona per tutti e due i presidenti, firmeremo un protocollo con l'UNAR proprio sul tema della discriminazione ai luoghi di privazione della libertà, che come ho detto sono tanti,
Tra l'altro nei luoghi di privazione quest'anno ci hanno aggiunto anche tutti i luoghi formali di quarantena, non le case, ma gli hotel Covid che abbiamo visitato, i luoghi della protezione civile che c'erano all'inizio e così via. Quindi il tema della discriminazione è un tema molto presente all'interno e il tema della comunicazione è un tema difficilissimo. Sono tutti temi urticanti sotto il profilo mediatico. Noi abbiamo scelto di non avere Facebook perché non vogliamo passare le nostre giornate a difenderci dagli insulti. Sono temi difficili, poco conosciuti, molto spesso invisibili, è vero. Invisibili fino a quando non c'è una notizia. Quindi fino a quando non c'è un episodio di cronaca nera o di cronaca bianca. Io dico sempre che questi mondi sono schiacciati dalla cronaca bianca e dalla cronaca nera, sfugge tutto quello che c'è in mezzo, tutti i colori che sono all'interno, tra questi due estremi sfuggono completamente. E allora si passa dai racconti dei morti ai racconti delle sfilate sulla passerella. Che fanno la sfilata di moda che fanno in un istituto femminile. Tutto quello che la quotidianità tende a avere molta difficoltà a essere raccontata. Del mondo del carcere, del mondo dei CPR, della realtà, soprattutto in queste due realtà, si conosce poco, si racconta poco, chi ne scrive spesso ne sa poco. E questo viene fuori dalla cosa più banale che ancora, sempre più raramente, ma ancora troviamo la presenza dei secondini, che tra l'altro è un termine, offensivo per, le persone che svolgono il ruolo di polizia. I più acculturati tendono a parlare di guardia penitenziaria. Le guardie penitenziarie sono state abolite nel 1990, attualmente c'è un corpo di polizia. Si tende a appiattire questa realtà su alcuni stereotipi, alcuni veri, il sovraffollamento, come se il sovraffollamento fosse omogeneo, in realtà il sovraffollamento è distribuito in maniera molto disomogenea. Noi abbiamo alcune regioni altamente sottoaffollate in carcere, abbiamo alcune regioni altamente sovraffollate, penso alla Puglia, all'interno di queste regioni alcuni istituti, all'interno degli istituti alcune sezioni molto affollate, altre votine, perché la popolazione è molto differenziata, perché non si entra e si va in qualsiasi sezione, chi è di media sicurezza non va nell'alta sicurezza, chi è uomo non va in una sezione femminile, chi è transessuale tende a essere messo in una sezione protetta. Il tema, per esempio, dell'LGBTI è un tema di grande discriminazione all'interno del carcere ed è assolutamente invisibile nella comunicazione, come se non esistessero, come se non esistessero nella percezione delle persone, penso anche nella percezione dell'amministrazione, nei CPR. Noi abbiamo trovato a un certo punto, cioè, c'è stata segnalata, siamo andati a verificare la situazione di un transessuale da uomo a donna che stava in un CPR per uomini e quindi non poteva essere messo con gli altri, è stato tranquillamente messo in isolamento, cosa che non è prevista, non aveva nessun motivo per essere isolato, nei CPR l'isolamento non è previsto, non è una misura disciplinare, ma di fatto si trovava lì. Però ecco, alcune realtà minoritarie sono assolutamente invisibili, assolutamente sconosciute. Penso e invado un po' il territorio di Giulia, ma invito anche a occuparsene. Quando si scrive di donne detenute, si tende a raccontare la questione dei bambini detenuti. 23 donne e 22 bambini, su una popolazione di 56.000 persone. Non voglio essere io a dire che non è un problema che ci siano dei bambini 0-3 anni in carcere, però parliamo di una piccola realtà che si può facilmente risolvere, ma questo è un altro discorso. E soprattutto le donne non sono solo mamme. Il tema della detenzione, il tema di genere, l'attenzione di genere alla detenzione è sconosciuta alla comunicazione, al mondo dei media. C'è un falso neutro che l'amministrazione usa sempre quando parla di detenzione, come se essere donne basta, si applica la stessa
stessa modalità, le stesse regole della detenzione maschile, e sono realtà profondamente diverse, ma anche questo nella percezione non esiste. Parliamo di donne detenute, parliamo dei bambini. Parliamo dei bambini, siamo d'accordo. Grazie a Dio è una realtà che si sta riducendo, grazie a Dio e purtroppo grazie anche a fatti di cronaca molto gravi. Penso a 2 anni fa quando una donna uccise i suoi 2 bambini proprio all'interno di un istituto penitenziario. Penso allo scandalo di una donna che ha partorito in carcere in Italia nel 2021, cosa che non è ammessa dalla legge. Però anche questo, il mondo della detenzione femminile, solitamente è il 2% della popolazione sono le donne, una minoranza. Essendo una minoranza all'interno del carcere hanno meno di tutto, meno spazi, meno attenzione, meno attività, meno proposte, meno lavoro, perché se c'è da dare qualcosa si dà ai tanti, non alle poche. Le donne sono distribuite in 4 istituti femminili e una sessantina di sezioni femminili all'interno di istituti prevalentemente maschili. Quindi una minoranza che, come le minoranze, ha meno di tutto. Oltretutto c'è stereotipo di genere anche nei trattamenti, quando il trattamento sono le offerte di attività e di iniziative che vengono fatte alla popolazione detenuta. E devo dire, ogni volta che entriamo in un carcere dove c'è una sezione, io chiedo che cosa si offre alle donne, ogni volta mi propongono il progetto Beauty, comincio a rispondere male, perché alle donne si propone il progetto Beauty o la cucina o ancora fanno l'uncinetto, e agli uomini si propone la falegnameria e anche l'alfabetizzazione informatica. Per cui il tema di genere della detenzione penale sicuramente è un tema ignorato. C'è una buona notizia nei CPR che ormai da molti mesi, forse anche un anno, non ci sono più donne nell'unica sezione per donne che è quella di Ponte Galeria. Non sappiamo bene perché, ma comunque non ci sono attualmente. Era un tema importante perché molto spesso le donne vengono rimpatriate, sono nigeriane, molto spesso vittime di tratta. Comunque nella tratta ci sono passate in qualche modo. Non so, no, sono ancora forse nei tempi. All'interno dei luoghi di privazione della libertà ci sono minoranze come i Rom, molto presenti nelle carceri, molto presenti nei minorili, per esempio, molte ragazze. Devo dire che entrare in un istituto minorile, trovare una ragazzina minorenne col figlio 0-3 anni in braccio, colpiva abbastanza, non per tornare al solito tema, ma è questo. Ricordo quando la donna ha partorito in carcere, noi abbiamo chiesto immediatamente informazioni, la prima cosa che ci è stata detta è detto, sì, è vero, però è Rom, però è Rom. Ok, e dice tutto. Ancora questo, ci sono minoranze, minoranze numerose. Penso agli stranieri e anche qui abbiamo fatto la battaglia per la parola clandestino. Io vorrei fare una battaglia per la parola extracomunitario, perché non sono extracomunitari, sono extracomunitari poveri, perché gli americani non sono considerati extracomunitari e neanche gli svizzeri. E allora parliamo di persone che vengono da paesi poveri, sostanzialmente. Sono gli stessi che finiscono laddove non hanno una condizione di regolarità nei CPR. Sono quelli che vengono espulsi e all'interno di questo mondo ci sono alcuni paesi più oggetto di attenzione, penso alla Tunisia sicuramente, ci sono 2 voli di rimpatrio a settimana per la Tunisia, ci sono voli per la Nigeria, non sono ancora ripresi dopo il Covid, ci sono voli per l'Egitto, che è una situazione particolarmente difficile. Ci sono rimpatri in molti paesi, ma i voli charter tendenzialmente sono questi. I voli charter hanno dei costi spaventosi, con dei risultati molto scarsi. In media, da quando hanno aperto, li hanno chiamati in tanti modi, CPR, comunque si chiamassero,
A oggi la media delle persone che sono trattenute ai centri permanenza per i rimpatri, quindi che sono trattenute per essere rimpatriate, quello è il motivo del loro trattenimento e della privazione della libertà, solo il 50% viene rimpatriato effettivamente. Gli altri vengono fatti uscire senza neanche troppe scuse. E quindi anche questo è un tema importante. L'extracomunitario, l'ho detto. L'ho detto. E poi c'è un altro ambito di cui voglio parlare, perché sono veramente gli invisibili da una parte e dall'altra fanno parte di quel secondo gruppo che Ivano ci ha proposto, quelli di cui si parla male, a prescindere, e sono i malati di mente, perché i malati di mente fanno paura a tutti. E allora un malato di mente è comunque un po' colpevole. Un malato di mente ha una colpa, il malato di mente è un aggressivo. Della malattia mentale si parla poco, oppure si parla per dire sono in carcere, sono tutti matti. Non è così. La psichiatrizzazione che si vuole fare del disagio è una cosa a cui bisogna stare attenti ed è un errore che la comunicazione tende a seguire. È vero che all'interno dei luoghi di privazione della libertà ci sono grandi fasce del disagio sociale. Ci sono persone povere, ci sono persone straniere, ci sono persone senza fissa dimora. Molti dei suicidi sono tra persone senza fissa dimora. Ci sono persone con disagio comportamentale, ci sono borderline, ci sono tossicodipendenti che vanno in carcere invece di essere curati. Ci sono persone con fragilità psichica, ci sono persone con malattia mentale. Trasformare tutto questo in follia e tornare al follereo e dire che il problema è il carcere, che le residenze per le misure di sicurezza sono poche. Le residenze per le misure di sicurezza, non so se lo sapete, sono quelle strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari per le persone che non sono imputabili perché considerate non capaci di intendere e di volere, quindi non processabili, però pericolose socialmente. Allora ne sono state istituite, ce ne sono 31 in Italia, per non più di 20 persone, ognuna, gestite dalle ASL, strutture sanitarie, in cui la sicurezza è solo esterna e non interna. Allora adesso sembra che la soluzione di tutti i mali sia costruire molte più REMS, facciamone altre 20, altre 30, altre 50, così istituzionalizziamo tutto il disagio. Questo è un tema, chi è che diceva, arrivano fuori di testa e in Italia peggiorano? Tutti matti, anche i clandestini, anche gli immigrati, anche gli irregolari, tutti matti sono. Sono persone che hanno vissuto delle situazioni drammatiche. Certo che hanno dei problemi di equilibrio, certo che possono avere delle fragilità, certo che se sono sopravvissuti sono anche molto forti. E allora questo, il tema della malattia mentale si porta con sé il tema della contenzione, perché la contenzione è prevista. In questi giorni ci stiamo occupando di un giovane tunisino morto in un SPDC, in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Roma, al San Camillo, proveniente dal CPR di Ponte Galeria. Sembra sia morto contenuto, stiamo cercando di verificare perché noi sappiamo che il giorno 26, il giorno 27 era contenuto, il 28 alle 4:20 è morto, ci mancano i dati in mezzo, però questo è sicuramente una situazione su cui bisogna approfondire. Ricordo che a Bergamo, non molti anni fa, una giovane ragazza, si chiamava Casetto di cognome, è morta bruciata viva perché nell'incendio del reparto lei non si è potuta salvare perché era legata al letto. Allora il tema della contenzione può avere delle situazioni estreme. Il tema della contenzione non riguarda solo i malati di mente. Noi, quando siamo andati a vedere un servizio psichiatrico, abbiamo chiesto il registro delle contenzioni, ce ne hanno dati due, uno del reparto compilato e uno delle fascette della contenzione che prestano agli altri reparti, a geriatria, a ortopedia, a
neurologia. Quindi il tema della contenzione c'è tutto, è un tema di cui si parla poco e di cui si parla in maniera anche un po' troppo estrema quando se ne parla. E poi c'è un paradosso della comunicazione, qui chiudo, quando le minoranze diventano il tutto. Penso quando si fanno paginate intere su una persona detenuta che non è rientrata da un permesso, quindi tecnicamente evasa. Ricordo un box fatto vicino a questo, si chiamano i permessi, no? I detenuti possono andare in permesso, in permesso premio, permessi di evadere. Dico minoranze perché le persone che non rientrano ai permessi sono sempre lo 0,01, però quando ne accade uno diventa il tutto. E allora bisogna chiudere. Penso a quando, in tempi di Covid, in nome della sicurezza, si è chiesto che le persone malate, che erano state fatte uscire in detenzione domiciliare, non in libertà, persone malate, anziane, che erano state fatte uscire da magistrati di sorveglianza che avevano verificato le situazioni, sono state, a furor di popolo, a furor di Giletti, se posso dire, rimessi dentro. 2/3 di loro sono stati rimessi in carcere perché non possiamo scarcerare i mafiosi. In realtà molti non erano neanche nell'alta sicurezza. L'alta sicurezza sono 10.000 persone su 56.000. Noi in questi periodi stiamo contando quanti di questi stanno morendo in carcere, perché così è. Persone che sono state fatte rientrare, uscire perché malate, rientrare in nome di una sicurezza gridata e che oggi stanno morendo in carcere. Quindi anche questo è un tema su cui la comunicazione tende un po' a seguire a ruota, a seguire un po' il populismo. Non voglio parlare degli inviti a buttare le chiavi quando andavano molto di moda anche al Ministero. Però ecco, io chiedo scusa, non sono stata così sistematica, ho provato a fare una panoramica. Noi non abbiamo un osservatorio sulla comunicazione. Entriamo, vediamo e raccontiamo. Noi abbiamo un sito dove pubblichiamo, perché al termine di ogni visita noi facciamo un rapporto che contiene le nostre osservazioni e le raccomandazioni che noi facciamo alle amministrazioni. Noi non abbiamo poteri sanzionatori, né li vogliamo, abbiamo un potere di fare raccomandazioni. Le raccomandazioni non sono dei buoni consigli, sono proprio degli istituti che nell'ambito giuridico vengono chiamati di soft law, non è l'hard law, non è l'obbligo, ma che lavorano molto sul dialogo, moral suasion, sull'invitare le istituzioni e sulle quali le istituzioni hanno l'obbligo di rispondere. Ci dicono non servono a niente. Noi con una di queste raccomandazioni abbiamo fatto chiudere il reparto di isolamento sanitario, che di sanitario non aveva nulla, del CPR di Torino, dove un detenuto è morto e un altro si è suicidato. Siamo riusciti a far chiudere un letto di contenzione in carcere, siamo riusciti a far chiudere una sezione per omosessuali che era un ghetto all'interno di un carcere del Trivellento. Siamo riusciti a ottenere dei cambiamenti. Non tutto, su quello continuiamo a lavorare, ma l'ho detto perché noi le raccomandazioni le mandiamo alle amministrazioni, gli diamo i rapporti rimangono embargati per 30 giorni per dare tempo alle amministrazioni di leggere e di rispondere. Al termine di quei 30 giorni noi li pubblichiamo sul nostro sito e facciamo dei rapporti che lo so sono un po' lunghi, ma perché noi ci teniamo anche a raccontare e a descrivere quello che vediamo, non perché l'amministrazione non lo sappia, ci lavora, li conosce, ma perché riteniamo di avere un dovere di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder, di tutti i cittadini che vogliono sapere come è fatto un CPR, cosa succede in quel carcere, cosa abbiamo trovato. Io vi dico che noi abbiamo trovato in tempo di Covid, in un reparto di isolamento di un carcere dell'Umbria, il rapporto è pubblicato, una sezione intera senza lavandini. E quando io guardavo questo bagno in cui c'era solo il cesso alla turca, si chiama così, e non c'era altro, dico, comandante, ma il lavandino mi sfugge. L'ospite della stanza, il detenuto, mi fa, dice, no, non c'è. Dico, comandante, dov'è finito? Dice, ma qui ci stanno solo 15 giorni perché l'isolamento.
La domanda che gli ho fatto è: comandante, ogni quanti giorni si lava lei? Uno. E quindi quanto ti lavi tu, mi lavo io, detenuto. Due, siamo in tempo di Covid. In quella sezione oggi i lavandini ci sono. Ci dicevano li rompono sempre, dicono non importa, li rifate. In quella sezione oggi i lavandini ci sono. Ecco, questo è il lavoro che proviamo a fare. Con molta fatica proviamo a raccontarlo. Devo dire che quasi nessuno legge i nostri rapporti dei giornalisti perché vogliono la pappa fatta. Leggersi 40 pagine di rapporto, insomma, mi dici la notizia? Si può leggere, si può studiare, si deve studiare e quindi l'invito è anche a questo. Chiedo scusa, credo di essere arrivata alla fine del tempo a mia disposizione, vi ringrazio. Barbara Sì. Bonomi Romagnoli, giornalista. Giulia, allora, una promessa, Barbara, che è anche non solo una promessa, ma è la realtà per il mondo dello sport sociale e per tutti WISP. La promessa e la realtà è questa: non diremo mai, dai, non te la prendere. Non lo diremo alla nostra collega, come è successo e abbiamo visto tutti in diretta, non lo diremo al ragazzo o alla ragazza migrante, richiedente asilo, rifugiata, non lo diremo alla persona privata di libertà personale. Mai minimizzare. A te Barbara, grazie ancora a Silvia Certo. Garambois e a tutto il lavoro che fate per Giulia. Grazie a voi per questa iniziativa. Io ringrazio le colleghe che mi hanno preceduta, ho imparato molto e soprattutto ringrazio De Robert perché effettivamente il suo ambito è quello che conosco meno rispetto invece alla Carta di Roma con la quale ci conosciamo bene perché per lavoro mi sono occupata anch'io parecchio di migrazioni. Ed effettivamente la prima, io parlerò a braccio, anch'io non sono sistematica e brava come Piera, e mi viene una prima considerazione da condividere con voi, che è proprio il fatto che spesso una parte importante della nostra come dire, classe professionale, delle giornaliste e dei giornalisti, si dimentica che c'è molto da studiare. Quando prima De Robert diceva che non vogliono leggere i rapporti, nemmeno più i comunicati stampa, mi viene da dire. Spesso e volentieri abbiamo, come dire, una parte di nostre colleghe e colleghi che effettivamente, diciamo, fanno molta resistenza a studiare, a imparare, a cambiare, perché poi di quello si tratta, no? A cambiare anche un approccio che magari è quello che hanno ricevuto in passato, ma che ha bisogno di essere trasformato. E Giulia nasce proprio da questo input. Faccio prima appunto una piccola premessa generale per spiegarvi meglio il lavoro che facciamo e poi entro nel merito della questione, media, donne e sport. Giulia è nata 10 anni fa. Proprio per lavorare su come le donne vengono rappresentate dai media, quella che è la rappresentazione femminile tout court nei media in Italia, perché ci siamo rese conto in tante, tra l'altro arriviamo da ambiti professionali molto diversi, ci sono molte colleghe della RAI, delle altre televisioni, della carta stampata, della radio. Non siamo tutte inquadrate, ci siamo molte che siamo precarie, altre che invece magari hanno dei ruoli anche un pochino più garantiti, no? E stabili all'interno di alcune redazioni. Questo ci ha permesso anche di avere uno scambio molto vivo in questi anni, perché a volte anche, come dire, il punto di osservazione da cui si parte può essere molto differente e può cambiare anche, diciamo, poi l'interpretazione. Perché effettivamente la rappresentazione che i media in Italia danno delle donne crea poi la cultura dominante in cui siamo immerse e immersi. Non voglio, come dire, fare un appunto a Ivano, però porto questo esempio perché ormai io, diciamo, come dire, ho questa deformazione professionale che colgo subito certe parole piuttosto che altre quando si fanno soprattutto questi incontri, no? All'inizio lui ha parlato di relatori. In realtà noi stasera siamo tre relatrici. Io sono ben contenta che siamo tre relatrici, ma sono tantissime le situazioni in cui anche in tavoli misti vengono nominate, diciamo, al maschile, no? Allora, ma questa cosa non la dico per appunto fare un appunto a Ivano di cui conosco la sensibilità, ma per dire che siamo tutte e tutti immersi in un linguaggio maschile con il quale cresciamo, perché a scuola ci viene insegnato. Io
Racconto sempre questo aneddoto, che sono diventata all'epoca del liceo una militante femminista il giorno in cui una professoressa è entrata in classe. Eravamo una classe di circa 25 donne e 4 uomini. Quel giorno gli uomini erano andati a giocare a calcetto, avevano, come dire, marinato la scuola per andare a giocare a calcetto. I professori sono entrati e a ogni ora ci continuavano a salutare con un buongiorno ragazzi. E io alla terza ora mi sono girata e ho detto: ma ragazzi, oggi non ci stanno, siamo tutte femmine. A me quel saluto maschile, onnicomprensivo, al liceo, ma come dire, no? Acceso una lampadina. Mi sono detta: qui c'è qualcosa che non va, i nostri corpi non vengono visti, noi siamo delle donne e veniamo nominate al maschile. Per cui Giulia è partita da questo primo lavoro e il primo librino, poi vi mando il PDF tramite la chat, che abbiamo fatto anni fa, è stato proprio questo, che è Donne, Grammatica e Media. Per ricordare, tra l'altro, come dire, qualcosa che appunto che non viene ricordato e che passa in qualche modo, diciamo, appunto, nell'abitudine anche culturale in cui siamo cresciute, il fatto che noi abbiamo una lingua che è quella italiana, che è una lingua sessuata. Nonostante l'uso sessista che se ne fa, noi abbiamo la fortuna di avere una lingua sessuata dove i femminili esistono e vanno utilizzati. E nonostante questo, invece, si continua ancora a trovare nei giornali, nei servizi TV, tutta una serie anche proprio di orrori grammaticali, perché di quello si tratta, non è una velleità femminista o semplicemente, come dire, no, una richiesta che facciamo noi giornaliste che ci siamo ritrovate in questa associazione, è il buon uso della lingua italiana, utilizzare i termini con la corretta declinazione. E questo appunto è un tema forte perché ancora si legge il sindaco è incinta, il marito del ministro. Che potrebbe anche essere nel caso di una coppia omosessuale, ma spesso e volentieri viene utilizzato quando si tratta invece di corpi femminili. Ecco, quindi abbiamo cominciato da lì e abbiamo trovato all'inizio tantissima resistenza, nonostante noi, come ordine professionale, no, come altri ordini professionali, da alcuni anni siamo anche tenuti a fare dei corsi di formazione. Io ricordo che le primissime volte che Giulia ha proposto questi corsi nell'ambito della formazione giornalistica c'è stata una grande resistenza da parte di tantissimi colleghi, ma anche tante colleghe, che proprio fanno fatica appunto a cambiare quella che è una tradizione linguistica sulla quale diciamo siamo immerse completamente H24, e non si rendono conto di quanto poi invece questo uso sessista della lingua italiana veicola tutta una serie di stereotipi e di narrazioni che possono diventare anche molto dannose, perché un altro dei temi su cui da subito abbiamo lavorato con Giulia è stato il tema della narrazione mediatica della violenza sulle donne, della violenza maschile sulle donne, che riguarda tutte le donne, di qualunque classe sociale, di qualunque età, di qualunque etnia, di qualunque lavoro e di qualunque professione, quindi poi riguarda anche le atlete e vedremo, diciamo, fra poco anche diciamo questo, no? Di tema forte rispetto a donne sport. E questa cosa è estremamente importante da focalizzare, perché raccontare male quello che riguarda la vita delle donne significa poi creare tutta una serie di narrazioni stereotipate, di modelli che dovremmo in qualche modo percorrere. Prima giustamente De Roberto faceva l'accenno al tema della maternità, che è un grande tema su cui c'è una grandissima dose di stereotipi e di, come dire, di modelli fuorvianti, no? Per cui non solo nominava il caso delle detenute che spesso vengono ricordate solo perché c'è il caso magari di alcuni bambini che giustamente, come diceva lei, non sono poi comunque la maggioranza della popolazione carceraria, ma per esempio penso a tutta una serie di racconti che sono stati fatti anche negli ultimi anni su alcune atlete che magari nel momento in cui hanno interrotto la loro professione, anche perché sono diventate mamme, ma non è che hanno smesso di essere atlete perché sono diventate mamme, magari vengono, come dire, no, dipinte e raccontate solo per quell'aspetto lì. Quindi ecco, noi come Giulia ci siamo concentrate soprattutto su questo in questi anni, cioè far capire quanto il linguaggio forma la realtà in cui viviamo, quanto è importante cambiare le parole, e su questo appunto c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Nemmeno noi abbiamo un osservatorio in realtà, però cerchiamo di monitorare il più possibile e di segnalare, diciamo, il più possibile quando ci sono delle,
questioni eclatanti che diventano poi offese, diventano delle discriminazioni a tutti gli effetti. Tra l'altro, e questo diciamo, lo dico anche come in qualità di esperta del gruppo Donne in Media dell'Agicom, del Comitato Nazionale degli Utenti, noi abbiamo bisogno che non solo questa parte diciamo, di giornalismo sano, che qui diciamo, è ben rappresentato, faccia le segnalazioni, ma che lo facciate anche voi, cittadine e cittadini, perché è importante che agli organi di garanzia poi arrivi comunque, no, un feedback dall'utente finale. Per esempio, diciamo, una delle ultime iniziative che sono state portate, per esempio, diciamo, al cospetto dell'Agicom è stata la vicenda di Palombelli, no? Che se ne è uscita alcune settimane fa dicendo che in fondo alcune donne che vengono uccise in casi di femminicidio forse hanno esasperato il partner. Ecco, è qualcosa di grave, no? Da dire in televisione, da comunicare appunto con una leggerezza tale che faccia pensare che appunto le donne se la siano cercata, no? Così come è successo alla collega appunto di Toscana TV, che all'inizio del mio intervento ricordava Ivano Maiorella. Ecco, in quel caso, per esempio, la gravità di quella vicenda è duplice, non solo il gesto del tifoso, no? Rispetto a quello che ha fatto alla collega, ma anche appunto il collega in studio, che avrebbe dovuto immediatamente, no, dire qualcosa di forte e intervenire per denunciare quell'atto, e che invece all'inizio ha provato a minimizzare e anzi, no, insisteva perché lei andasse avanti come se non fosse successo niente. Il problema è anche questo, cioè che abbiamo un pezzo importante, diciamo, di mondo del giornalismo che continua a minimizzare, che continua a non ritenere che alcune questioni siano gravi, e non riesce a comprendere fino in fondo quanto a quella manata diciamo, sul fondoschiena si arrivi anche perché prima è stato utilizzato un linguaggio completamente errato, completamente sbagliato, che non fa che indirizzare poi una cultura che è fondamentalmente patriarcale e maschilista, perché diciamo anche questi termini che vengono considerati ancora come dire, no, dei termini un po' come dire démodé, diciamo, no? Che non fanno ancora molta fatica a passare, no? Nell'opinione pubblica. In realtà sono i termini corretti per definire quella che è la cultura in cui viviamo, dove tantissimo è stato fatto, perché tutto questo oggi vorrei darvi anche delle buone notizie e credo di averne alcune, perché sicuramente poi, insomma, no, goccia dopo goccia e passo dopo passo, alcune cose sono state portate a casa. Prima vi nominavo, per esempio, il tema della violenza maschile sulle donne, ed è anche grazie al lavoro che Giulia ha fatto in questi anni che, per esempio, adesso nell'informazione mainstream si utilizza il termine femminicidio, cosa che all'inizio era impensabile. Io mi ricordo che l'abbiamo utilizzata per primi 30 anni fa, forse poi meno, 25 anni fa, nella comunicazione indipendente, pensa al manifesto a carta, però era appunto, come dire, no? Comunicazione di nicchia, editoria diciamo indipendente, che poi non arriva al grande pubblico. Per fortuna adesso invece il grande pubblico sente questo termine, che significa una cosa molto chiara, che questa donna è stata uccisa in quanto donna, non perché attraversava male la strada o perché si è trovata magari coinvolta in una rapina. E per noi, diciamo appunto che siamo dentro a questo ambito, probabilmente sembra una banalità. In realtà sappiamo che per tante persone questa cosa non è ancora così chiara e non è ancora così forte. Lo stesso vale per tutta quella che è la rappresentazione mediatica delle donne che fanno sport, le atlete, ma anche le dirigenti che stanno nell'ambito sportivo. E la prima cosa che ho pensato da quando Ivano mi ha coinvolto in questa vostra iniziativa, la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi ha chiamato appunto a raccontarvi un po' quello che facciamo come Giulia, ma anche appunto a riflettere con voi su questo tema, è che i tempi in Italia sono estremamente lunghi per far cambiare le cose. E penso al fatto che la prima carta su donne e sport l'ha fatta proprio la WISP nel lontano 1985, se non ricordo male. E beh, ci sono voluti parecchi anni, perché da quella carta Scusa importante, Barbara, sì, quella era la carta dei diritti delle donne sullo sport. hai ragione, e poi è diventata carta europea, Sport, giusto? Esatto. media e
e donne è di 2 anni e mezzo fa. Infatti, no, volevo dire esattamente questo, esatto, che da quella lì, originale, che poi passò e divenne, diciamo, no, se non ricordo male, un progetto europeo con Olimpia, quindi divenne, diciamo, anche, cioè, raccolse anche quelle che erano le raccomandazioni europee già presenti da alcuni anni, solamente 2 anni fa i giornalisti hanno ricevuto una carta, un manifesto, non è proprio ancora carta deontologica, perché diventi carta deontologica c'è bisogno di un ulteriore passaggio, però è un manifesto, come il manifesto di Venezia appunto sul tema della violenza, ed è un manifesto importante perché cerca di mettere dei punti precisi e cerca di ricordare appunto a chi fa informazione a tutti i livelli che è necessario parlare delle donne nell'ambito sportivo in una certa maniera, e vi voglio leggere solamente appunto i primi, diciamo, i punti principali che dicono che bisogna informare sulle discipline sportive femminili con competenza, merito, ma soprattutto dando lo stesso spazio e la stessa rilevanza che si dà agli sport maschili, no? Perché è evidente che, diciamo, se c'è uno sbilanciamento di tempo e spazio, poi alcune cose non passano, non arrivano al grande pubblico. Evitare di soffermarsi sull'aspetto fisico, perché uno dei grandi problemi che abbiamo come rappresentazione mediatica in generale delle donne sui media, e tanto più avviene quando si tratta di donne nello sport, perché in quel caso c'è anche un'esposizione maggiore del corpo femminile, è che spesso e volentieri le atlete vengono raccontate non tanto per le loro competenze sportive quanto per il loro essere sexy, per il loro essere belle piuttosto che brave, per i loro lati A, B, C, mettetela come preferite, oppure spesso e volentieri anche, diciamo, le domande che gli vengono rivolte a volte nelle interviste non hanno nulla a che fare, no, con quelle che dovrebbero essere le loro, diciamo, competenze sul campo, ma magari vanno a finire su altri ambiti. E giustamente tempo fa una collega scrisse un articolo che fece un po', come dire, scalpore, perché disse: ma a voi è mai capitato, era riferita agli altri colleghi, diciamo soprattutto ai colleghi uomini che scrivono di sport, ma anche ad alcune donne, perché in tutto questo, diciamo, non è che, diciamo, le donne sono tutte uguali, ci sono delle donne che riproducono ai noi diciamo questa cultura che non ci piace e che spesso e volentieri, diciamo, non si smarcano dal modello maschile nel quale sono state, diciamo, come dire, no, condotte. E lei giustamente disse: ma avreste mai chiesto, rivolgendovi ad Arrigo Sacchi, avreste mai posto la questione come quel pelato di Sacchi ha portato la squadra alla vittoria, oppure quel gran bel fusto di Rosolino è arrivato in finale, no? E allora, appunto, non lo si fa mai, così come non è pensabile che si faccia il commento su come è vestito un atleta o un dirigente sportivo del CONI, mentre su Federica Pellegrini sappiamo fino all'ultimo, come dire, possibile misura del calzino, delle scarpe che indossa. Così come spesso e volentieri negli ultimi anni, se da una parte c'è stata, e questo va, diciamo, questo aspetto va riconosciuto, c'è stata una maggiore esposizione delle atlete, nel senso che se anche grazie a tutto il lavoro fatto da varie associazioni, sicuramente si è parlato di più degli sport femminili e delle atlete rispetto al passato, a 10-15 anni fa, però si è fatta a volte andando anche a sfrugugliare degli ambiti che non hanno alcuna attinenza, e penso per esempio a quello dei gusti sessuali, no? Quando uscì fuori il tema, e tra l'altro fu paradossale, perché fu un collega giornalista che da anni aveva anche fatto, diciamo, come dire, il suo pronunciamento pubblico, no? Sul suo orientamento sessuale, senza che nessuno gliel'aveva chiesto, però insomma aveva detta al mondo della sua omosessualità, e quindi che ci si aspetta, magari sbagliando, una maggiore sensibilità. Lui fece il commento sul fatto che le calciatrici della nazionale italiana, la metà erano lesbiche, come se fosse stata, no, chissà quale, diciamo, particolare caratteristica che dovesse dare chissà quale diciamo sguardo diverso su quello che poi erano le loro competenze in campo. E mi ricordo che su quello ci fu giustamente una
una polemica, perché non è mai capitato che si indagasse sui gusti sessuali dei calciatori invece della nazionale maschile di calcio. O comunque quando lo si fa sempre con un tono diverso, no? Cioè nei confronti delle donne c'è sempre un tono comunque calzonatorio, discriminatorio e di appunto di derisione. Quindi ecco, diciamo, questo manifesto che è stato siglato 2 anni fa dalla Federazione Nazionale della Stampa, dalla WISP e da alcune associazioni, tra cui anche la nostra, anche Giulia, insiste nel dire attenzione a non soffermarsi su questi aspetti quando si parla delle atlete. Così come è importante anche l'utilizzo appunto delle parole, declinare al femminile tutta una serie di ruoli tecnici. Esistono, si può dire portiera, si può dire centrocampista, si può dire arbitra, si può dire la dirigente tecnica o tutto quello insomma che riguarda diciamo le varie professioni, la coach, l'allenatrice, no? Perché continuare a nominarle al maschile? Così come un altro aspetto importante, e questo diciamo purtroppo fa il paio con tutto quello che è poi, diciamo, il mondo femminile to court, non è un caso che manca fortemente anche nella narrazione, soprattutto quella mainstream, il grande tema della disparità salariale all'interno del mondo sportivo, no? Tra atlete e atleti, tutto quello che è, diciamo, l'aspetto poi di diseguaglianze che vivono le atlete. C'è stata tutta la polemica alcuni anni fa. Rispetto alla questione della maternità, sicuramente una cosa che possiamo registrare è che adesso c'è anche maggiore coraggio da parte, no, delle atlete di tirare fuori tutta una serie di questioni su cui hanno avuto, diciamo, discriminazioni per tantissimo tempo. E certamente la presa di parola femminile adesso è più forte, sicuramente si sentono anche più, diciamo, come dire, sostenute da una serie di associazioni che non sono semplicemente diciamo, giornalistiche come la nostra, però, per esempio, penso anche ad Assista, che è l'Associazione Nazionale Atlete, che è nata alcuni anni fa, che sta lavorando tantissimo, no? Affinché appunto diciamo, le vostre colleghe dell'ambito dello sport non abbiano paura di denunciare eventuali molesti, abusi. E abbiamo visto, vabbè, il caso eclatante, diciamo, no? Che è avvenuto negli Stati Uniti negli ultimi tempi, con la vicenda che ha coinvolto tantissime campionesse olimpiche e che ha portato, diciamo, per fortuna, ha fatto emergere tutta una serie di abusi in ambito sessuale e di violenze proprio nel mondo sportivo. Sicuramente, diciamo, non è un caso, c'è un filo rosso che secondo me può essere tracciato negli ultimi anni, che è quello, diciamo, che è avvenuto appunto nell'ambito trasversale della violenza sulle donne, che ha riguardato tutto il fenomeno del MeToo e del grande movimento internazionale che si raccoglie sotto la sigla Non Una di Meno, che da anni denuncia le violenze appunto in ogni ambito, no? Anche quello sportivo. Quindi sicuramente in questi anni, e questa secondo me è una delle buone notizie che volevo appunto mettere sul piatto per non, diciamo, guardare solo all'aspetto negativo, sicuramente c'è un senso di non solo di solidarietà, ma anche appunto di maggiore, come dire, potenza che le donne sentono di poter mettere in campo per tirar fuori quello che succede in tutti gli ambiti e che ha permesso loro di arrivare appunto poi a tirar fuori degli scandali grandi, ma anche a, diciamo, no, a ottenere fiducia, ascolto, perché probabilmente se fossero state delle voci isolate anni fa, probabilmente non sarebbero state credute, perché uno dei problemi grossi anche che hanno le donne in generale, e poi questo si, diciamo, no, si ripercuote anche nell'ambito sportivo, se non ricordo male. La vicenda era Lara Lugli, no? L'atleta che aveva tirato fuori il problema della maternità. Cioè, all'inizio non vengono, quando le donne denunciano, all'inizio non vengono credute, no? Cioè, c'è sempre, come dire, no? La necessità di provare e controprovare quello che è accaduto. E questo vale appunto anche nell'ambito sportivo. Però appunto questo insieme di lavoro fatto su più livelli, da più parti, dal mondo giornalistico, dal mondo degli atleti, sicuramente sta portando dei frutti, e secondo me questa è una cosa che appunto ha bisogno di essere raccontata di più. Non c'è dubbio che c'è bisogno di riuscire a far passare nelle redazioni
maggiormente questi temi, farli raccontare in maniera migliore, perché aveva ragione prima la collega appunto che parlava del tema della detenzione, che c'è il rischio poi che alcune tematiche vengano anche raccontate solo in chiave vittimistica, no? di lamentazione. Non è assolutamente così, sappiamo che quando escono fuori anche perché ci sono donne estremamente forti, capaci, che vogliono, come dire, raccontare la loro capacità, no? di anche non stare zitte. Un'altra vicenda che a me mi aveva colpito in questi anni era stata quella di Bebe Vio. Prima si è parlato anche di disabilità, no? Lei è stata, diciamo, da una parte portata, come dire, no? in alto come simbolo di una donna che, nonostante appunto le difficoltà, le disabilità, è arrivata dove è arrivata. Però sappiamo anche che lei in alcune situazioni, soprattutto sui social network, è stata molto attaccata, ricoperta di insulti, ha subito quello che subiscono molte donne che sono esposte, no? che diventano delle personaggi pubbliche. E lei è stata capace però di denunciare appunto e di fare tutto un lavoro poi di, come dire, ribattere passo passo a quelle che erano le accuse che riceveva. E l'altra notizia che mi sembra, insomma, probabilmente i colleghi della WISP di Roma la conoscono, cioè questa è stata depositata alla Regione Lazio una proposta di legge proprio per promuovere le pari opportunità nelle discipline sportive, no? È evidente che questi sono passi importanti, perché significa che c'è tutto un lavoro che parte anche dalla società civile e dal mondo dell'informazione, che poi riesce ad arrivare anche a chi poi deve fare delle norme che siano adeguate e che siano al passo dei tempi con quella che è poi, diciamo, la richiesta che arriva dal basso. Quindi secondo me queste, diciamo, sono iniziative che purtroppo ancora non vengono, diciamo, non hanno poi le primissime pagine, quello no, però sicuramente cominciano ad essere conosciute e sicuramente sono più permeabili da questo punto di vista anche nuovi mezzi di comunicazione che abbiamo da 10-15 anni a questa parte. Io molte, diciamo, notizie interessanti relative anche al vostro ambito le inizio ad avere dai blog, da una serie di newsletter che stanno, diciamo, girando e che sono molto attente a certe tematiche. Ancora sui media mainstream c'è parecchio lavoro da fare. Indubbiamente quelli sono più impermeabili, no? Non solo al cambiamento, ma anche a mettersi in discussione, perché significa anche fare i conti col fatto che, per esempio, uno dei grandi temi su cui lavoriamo come Giulia è quello di dire alle colleghe e ai colleghi che quando si parla di donne, qualunque sia l'ambito, in questo caso l'ambito sportivo, ci sono donne esperte che possono farlo, no? Cioè, nel senso che ancora noi abbiamo dei parterre molto maschili anche nelle trasmissioni sportive. Poi magari ci sta, come dire, la conduttrice, perché alcune donne sono arrivate, diciamo, a ottenere quel ruolo, però non sempre poi nelle redazioni, delle radio, dei giornali, delle televisioni vengono chiamate molte colleghe a commentare quello che avviene nel mondo dello sport, e questo, diciamo, appunto è anche un tema che riguarda la differenza grande che in questi anni stiamo vivendo nel mondo dell'informazione. Da una parte c'è quella tradizionale che passa per i canali a cui siamo abituati maggiormente, ma dall'altro c'è anche tutto un mondo che si muove su internet, su canali anche molto, penso a Instagram, no? Canali che vengono magari seguiti molto di più dalle giovani generazioni, dove alcune cose sono passate di più. Lì anche il linguaggio è cambiato, sta cambiando, c'è molta più attenzione all'uso del linguaggio sessuato, e questo secondo me è un passo avanti importante, perché comunque finché non ci nomineremo correttamente continueremo a non esistere. Questo, diciamo, è un problema filosofico grosso da cui partire. Allora, 20 precise. Io direi, se non ci sono altri interventi, di chiuderla in questo modo. Ne approfitto ancora per ringraziare Daniela De Robert,
Piera Mastantuono e adesso Barbara Bononi Romagnoli, tre relatrici, non a caso tre relatrici donne, tre colleghe che nell'ambito delle rispettive strutture di riferimento sono state indicate per intervenire in questo seminario importante organizzato da WISP, da Lunaria e da UNAR. Ringrazio Daniela Conti, responsabile delle politiche per la cooperazione e per la multiculturalità nazionale WISP, e Raffaella Chiodo, che collabora da tanti anni su questo, in questo ambito, in questo settore, rappresentante WISP nella rete FARE, tra l'altro, la rete internazionale contro le discriminazioni razziali. Vi ringrazio per avermi invitato, perché anche per me, anche se appunto l'obiettivo era quello di far parlare le tre colleghe, è stata un'occasione, diciamo così, per fare una riunione di redazione, diciamo così, allargata. Quindi grazie a tutte voi e grazie ancora a te, Barbara, e a tutti voi. E a tutte voi che avete partecipato. Grazie a te, grazie a tutti, grazie Barbara. Grazie, buona serata, grazie. Alla prossima.